Il mio consiglio è quello di guardare attentamente questo video, soprattutto se siete già consapevoli di un bel po' di materiale musicale, ma vi manca ancora un qualcosa per mettere bene a punto quello che già conoscete. Ho pensato per voi a 5 esercizi, 3 dei quali saranno sulla pentatonica, gli altri 2 invece saranno sugli accordi. Se siete ancora un po' insicuri sulle posizioni della scala pentatonica, non le conoscete ancora così bene, io vi suggerisco di studiarvele approfonditamente. Qui in descrizione trovate il link del video che ho fatto sulle posizioni della scala pentatonica. Il primo esercizio si basa sul suonare una porzione di scala pentatonica, in questo caso pentatonica minore di La, e poi la andiamo a suonare nelle varie diteggiature della scala. Prendiamo in esame la pentatonica minore di La nella diteggiatura numero 5, ovvero quella che parte da Sol. Ricordiamo che le note della scala pentatonica minore di La sono La, Do, Re, Mi, Sol, quindi Sol è la quinta diteggiatura. Diteggiatura numero 5, partiamo dalle note Mi, Sol, La, Do, Re e Mi, quindi da Mi a Mi questa porzione. E questa l'andremo a vedere nelle varie diteggiature, quindi quinta diteggiatura. Poi ci spostiamo sulla prima diteggiatura, quella che parte da La, che sarebbe. Quindi da Mi sarà. Prima era. Poi. Poi abbiamo la seconda diteggiatura, che è quella che parte da Do, questa. Come al solito prendiamo da Mi a Mi. Andando avanti troviamo quella che parte da Re. Partendo da Mi, la nostra porzione. Andando avanti, troviamo quella che parte da Mi. Ecco, la porzione. Riepilogando. Il criterio dell'esercizio è quello di prendere le stesse note nelle varie diteggiature. Nel secondo esercizio invece vi parlo del legame tra le varie posizioni della pentatonica. Queste posizioni infatti noi possiamo collegarle anche in maniera orizzontale. È un discorso che è molto valido per quanto riguarda lo studio delle posizioni, perché ci dà la possibilità, oltre al fatto di andare sempre in verticale nelle varie diteggiature, anche di collegarle in orizzontale. Questa volta prendiamo in esame le prime 3 corde. E ci riferiamo sempre alle stesse diteggiature, certamente, della pentatonica. Partiamo dalla diteggiatura numero 5, quella che abbiamo visto prima, che parte da Sol, e l'esercizio parte stavolta da La, che è la prima nota che compare sulla corda Sol. Eccolo qui, La, e fa La, Do, Re, Mi, Sol, La, per andare poi alla successiva nota della prossima diteggiatura, che è questo Do, tornando indietro. E torniamo così alla base. Questo lo facciamo ogni 2 diteggiature, vi faccio vedere. Poi ci spostiamo sulla prima diteggiatura, quindi il Do sarà la prima nota. E quindi andiamo a collegarci a quella successiva. Avanti. Ancora avanti. Prossima. Ecco, questo lavoro noi possiamo farlo certamente anche sulle altre scale, ovvero le modali, minori armoniche, minore melodiche, eccetera. Quindi su tutte le scale possibili. Nel terzo esercizio trattiamo la tecnica del bending. Facciamo giusto qualche esempio per cercare di acquisire una buona intonazione. Anche su questa tecnica ho fatto un video appositamente, quindi lo trovate sempre qui in descrizione. Prendiamo in considerazione la terza corda, il Sol. Come al solito partiamo dalla diteggiatura numero 5. La, Do, Re. La, Do, Re. Bending sul Do. Andiamo avanti sull'altra diteggiatura. Do, Re e Mi. Ancora prendiamo Do con il terzo il Re e poi tiriamo il bending e andiamo sul Mi.
Il criterio è sempre quello di ascoltare prima la nota target, quindi in questo caso è il Mi, e poi con il bending cercare di avvicinarci il più possibile a quella nota. Andando avanti troviamo Re, Mi, Sol. Questa volta sul Mi ci dobbiamo spostare di un tono e mezzo per arrivare a Sol. Mi, Fa, Sol. Quindi Re, Mi, Sol. Andando avanti troviamo Mi, Sol e La. Quindi da questo Sol. Poi da Sol facciamo Sol, La e Do. Ancora una volta troviamo un tono e mezzo, da La a Do. Questo vi consiglio di eseguirlo sulle prime tre corde della chitarra. Vedrete che sulla corda Mi sarà più difficile eseguirlo. Nel quarto esercizio trattiamo l'accordo. Lo stesso discorso che faccio per le scale, ovvero stesse note prese e suonate nelle varie diteggiature, lo faccio anche sugli accordi. Prendiamo ad esempio un accordo di Sol settima. Accordo a quattro voci, prima, terza, quinta, settima, Sol, Si, Re e Fa. Prendiamo questa posizione, in ordine Sol, Fa, Si e Re. Partendo da questa posizione, noi possiamo creare altre posizioni pensando ad ogni nota che costruisce questo accordo. La prima posizione parte da Sol, la prossima partirà da Si, l'altra da Re e l'altra ancora da Fa, che sono le note dell'accordo. Sol, Si, Re, Fa. Quindi prima fondamentale corda Mi, la prossima terza corda Mi, prossima ancora quinta corda Mi e poi settima. Ricordiamoci che possiamo trasportare, le note che sono presenti sulla corda Mi basso, Mi grave, sulla corda Mi cantino. Così. Vedete, il Sol adesso si trova qui, prima era qui. Poi. E così otteniamo diverse diteggiature dello stesso accordo, certamente sotto forma di rivolto. Avranno quindi un altro suono. È un'opzione in più. Se suoniamo in due chitarre nello stesso gruppo, possiamo spartirci le varie posizioni, per non fare la stessa cosa. Siamo arrivati al quinto ed ultimo esercizio. Ancora una volta lavoriamo sugli accordi e sulla ritmica nella fattispecie. Io vi suggerisco di pensare a questo tipo di accompagnamento, sedicesimi con la mano destra, contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se suoniamo qualche accordo succede questo. Con questa tecnica io mi trovo benissimo a suonare qualsiasi tipo di ritmica. Mi dà la possibilità di mantenere sempre il tempo come se avessi un metronomo sulla mano destra. Quindi vi consiglio vivamente di pensarci. Anche per oggi è tutto. Lasciatemi tranquillamente i vostri commenti per farmi sapere se vi sono tornati utili o meno questi esercizi. Io, come sempre, vi invito a iscrivervi a questo canale così da essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Anche per mantenere il contatto, magari per i nuovi può essere importante sapere dov'è Funny Guitar. A me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!